Allora ragazzi, secondo appuntamento ufficiale del nuovo programma che andrò a proporvi, dedicati ai capolavori doc e ai capolavori secondo me, la volta scorsa abbiamo parlato di The Walking Dead e vi ho detto che per quanto mi riguarda è un capolavoro doc, insomma. Per tante motivazioni, ma intanto continuate a commentare, ditemi anche il vostro punto di vista. Ripeto, questo vuole essere dare un significato molto superficiale al capolavoro, no? Ed è motivo anche di discussione che vi porto, ecco, almeno commentatemi, dite la vostra e cosa ne pensate. Quello che porterò naturalmente in questo contenitore saranno comunque, per quanto mi riguarda, tutte e due, sia per quanto riguarda il doc, sia per quanto riguarda il secondo me, comunque per quanto mi riguarda dei prodotti che io reputo ottimi, quindi non faccio una distinzione tra un fumetto bello e un fumetto brutto. Quello che porto è solamente appunto facendo quella classificazione comunque superficiale, cioè, lo ammetto. Ma appunto proprio perché superficiale siete voi che dovete poi riempire con una vostra motivazione, se volete commentate cosa ne pensate del fumetto che vi porto, ecco. Cosa strana, ancora non ho portato un manga. Voi sapete che io comunque sono un grandissimo amatore anche dei manga, ma per puro caso insomma voglio portare questo. Adesso lo guardo e dico: mamma mia, che spettacolo! Anche i disegni. Insomma, volevo portare comunque istintivamente quello che mi andava di portare. Ecco. Oggi parliamo, a mio avviso, di un capolavoro secondo me. Capolavoro secondo me, naturalmente, perché è un fumetto che è uscito recentemente. Voglio precisare una cosa su questo fumetto. Io non sono un grandissimo amatore, anzi forse proprio per niente, dei fumetti western. Sto amando lo Zagor, che non è un fumetto comunque western puro, no? Come lo è Tex, però insomma anche con il gruppo Telegram trovo tra l'altro consigli soprattutto da giovanissimi, ecco. Mi sono ritrovato a leggere qualche text e quindi, anche se non ne so niente, ho voluto portare questo numero tra i capolavori, secondo me, proprio perché comunque mi ha lasciato qualche cosa di importante, un'impronta, no? Ha lasciato il segno dentro di me lettore, ecco, di fumetti. Che non pensavo di farlo. Mi hanno consigliato tra l'altro due numeri del Tex e tutti e due mi sono veramente piaciuti. L'altro non ve lo dico e passiamo a questo. Sto parlando dell'incontro, dello speciale incontro tra Tex Willer incontra Zagor dal titolo Bandera. Ok? Non voglio soffermarmi sulla trama, su quello che vi hanno già raccontato in molti. Parlare già di capolavoro doc, no? Mi sembra esagerato. Però, perché è un capolavoro, secondo me, è comunque un ottimo fumetto. Perché nonostante io non sono interessato al West, nonostante ho difficoltà a seguire, no? Le tavole quando si parla di West, quando si dice troppi balloon, insomma, io trovo che la sceneggiatura di Boselli, no? Mauro Boselli, non è una semplice sceneggiatura. Questo è un capolavoro di sceneggiatura. Questo è un lavoro di uno scrittore come si dice tra i giovani, con i controcazzi, ragazzi, perché se riesco a capirlo. Questo dovrebbe avere, diciamo, dei prequel prima, bisognava leggere due numeri prima, se non sbaglio, di questa storia. Ma l'ho presa io, sinceramente, anche senza leggere quelle storie,
Io l'ho trovato veramente molto scorrevole. Nonostante, sì, io vengo da delle letture manga, vedete, qua ci sono comunque molte chiacchierate, eccetera. Io l'ho trovato veramente molto avvincente, molto avventuroso, molto un po' tutto. E sinceramente non me l'aspettavo. Vedete quanto alcune pagine sono molto cariche. Chi può rimanere deluso, no? Probabilmente soprattutto dai lettori di vecchia data, sia dello Zagor che di Tex, proprio perché probabilmente volevano qualcosa in più, volevano qualcosa che insomma non vedevano sempre da questi racconti che fa la Bonelli, no? Quindi probabilmente forse anche per me, per quello, per me mi è piaciuto di più rispetto a loro, no? Proprio perché non seguendo il Tex mi sono trovato veramente davanti, ragazzi, qua. Allora, se qualcuno giudica questo lavoro pesante, sottotono e comunque non all'altezza, no? Non all'altezza di un qualsiasi altro Tex, vuol dire, a mio avviso, ragazzi, che voi avete nella vita letto veramente poco, oppure questo fumetto qua l'avete semplicemente sfogliato, giusto? E l'avete giudicato a priori. Perché l'unica soluzione è quella, ragazzi. Ma non perché voglio fare il superiore, proprio perché comunque, ripeto, io nasco come lettore manga, no? Però ho letto tanto in questi anni, quindi veramente o ci si sofferma a leggere come si deve un fumetto, altrimenti andare a video per dire il contrario di quello che in realtà può fare solo male al fumetto italiano, solo quello voglio dirvi. Non voglio giudicarvi, cioè se voi mi venite in video e dite questo fumetto l'ho letto veramente. Non è niente male, mi aspettavo qualcosina di più. Ci sta, ragazzi, ok? Ci sta che mi criticate questa copertina. Insomma, ragazzi, è criticabile questa copertina, lo ammetto anch'io, ma ripeto, per quanto può essere contestabile questa copertina, non si può contestare una sceneggiatura del genere, perché se è piaciuto a un lettore come me che non è abituato, ma sono un lettore comunque che legge da parecchi anni fumetti, vuol dire, ragazzi, se non vi è piaciuto, vuol dire che qua ci bisogna creare scuole anche di lettura per fumetti, perché altrimenti non ci siamo. E quindi niente, ragazzi, insomma, mettiamolo in lista. Sapete che adesso facciamo per ogni puntata, mettiamo la lista, no, di quello che ho raccontato, quindi i capolavori doc e i capolavori secondo me. Ditemi anche voi cosa ne pensate, ditemi sempre se ho esagerato, ragazzi. Ci sta, ripeto, questo è un capolavoro secondo me, cioè, non vi sto a parlare dei disegni, perché comunque. Allora, Alessandro Piccinelli, che cosa vogliamo dire di Alessandro Piccinelli? Io veramente, a me, allora, secondo il mio punto di vista, chi è capace a disegnare un cavallo è bravo a disegnare, punto e basta. Non c'è proprio scusante. Se volete capire cosa vuol dire disegnare un cavallo, andatevi a cercare un disegno che ha fatto Andrea Pazienza anni fa in una fiera, mi sembra, di Lucca, a casaccio, proprio in modo mentale, no? Con un pennello su una parete, gli hanno chiesto di fare un disegno, ha disegnato un cavallo, ragazzi, fantastico. Secondo me quello è un capolavoro veramente. Io, mi sembra che adesso è nascosto da qualche parte, o lo tiene, mi sembra, Lucca Comics, da qualche parte nascosto, perché quello varrà un fracco di soldi, ragazzi. Quindi io da quando ho visto quella roba lì, tutti quelli che sanno disegnare cavalli, secondo me, sono degli artisti, punto e basta. Quindi non vi sto neanche a raccontare dei disegni, che sono dei disegni comunque classici, ma questi, cioè, alla Bonelli abbiamo dei grandi artisti. Cioè, quando si inizia una tavola in questo modo, questo è spettacolo, ragazzi, non c'è niente da fare. Cosa vogliamo parlare? Dirvi la solita banalità, che il fumetto, che il disegno è bello, mi piace tanto. Insomma, qua si parla del tratto italiano classico
cioè, arte, questa è arte, ragazzi, punto e basta. Questo che riesco a fare un cavallo, il culo di un cavallo così, a me, cioè, io li guardo, mi eccito a guardare un cavallo disegnato così, perché sono veramente dei grandissimi artisti. Qua la sceneggiatura la fa da padrone, ragazzi, veramente. Cioè, uno che riesce a farti capire. No, a uno che non ne capisce niente di western, che veramente ha sempre trovato fastidioso leggere il western, che ti fa leggere un fumetto in questo modo, lo sto trattando anche male, io di solito che non tratto mai male così i fumetti, come possiamo risolverla in questo modo? Cioè, come la possiamo chiudere in questa farsa? Che vi sto facendo, non è una farsa, io veramente credo in quello che è stato raccontato qua dentro. Vi posso solamente dire che probabilmente io che non prendo mai cartonati della Bonelli, io aspetterò il cartonato della Bonelli. Naturalmente mi cambiano la copertina, perché io immagino che hanno fatto questa copertina perché si sono tenuti quella bella per il cartonato. Allora, lo dico qua. Appena uscirà il cartonato di questo, sarà la prima volta che comprerò un cartonato della Bonelli. Con questo direi che ho detto abbastanza. Ho detto forse, vabbè, vediamo. Se ho detto qualche cazzata, scrivetemela sopra sotto il video e ditemi anche la vostra cosa ne pensate, no? Se ho esagerato a raccontarvela in questo modo. Ok, ragazzi, ciao, alla prossima.